Ciao, io sono Gingerbread e bentornato nel mio canale. Oggi ho visto questa bellissima baby girl tutta rosa in un negozio e ho deciso di portarla a casa con me per farla crescere in idrocultura. Oggi ti farò vedere com'è possibile farlo per le piante grasse che sembrerà strano, ma vivono benissimo in acqua perché con le loro radici si regolano da sole. Per realizzare questo progetto ti servirà una piccola cactacea. Io ho visto questa con questi fiori, che seppur finti, tutti rosa, mi è piaciuta molto. Una pinza per non pungerti troppo e dell'acqua. È necessario estrarre la pianta dal suo vaso e liberare tutte le radici da tutta la terra. Bisogna farlo con un pochino di pazienza, un pochino di delicatezza, prima togliendo tutta la terra e poi aiutandosi anche con dell'acqua. Io per il tutorial ho usato una bacinella con dell'acqua, però devo dire che è molto più semplice farlo sotto l'acqua corrente, sotto il rubinetto. Se non riesci a togliere tutta la terra subito, non è importante, si può fare tranquillamente a più riprese. L'importante è che le radici a un certo punto siano proprio ben pulite da tutta la terra. Ora prendiamo il nostro bel vasetto, lo riempiamo d'acqua e con l'aiuto delle pinze posizioniamo la nostra baby girl. E voilà un'altra bellissima pianta per il nostro giardino galleggiante. Io spero che questo piccolo tutorial ti sia piaciuto, ti chiedo di iscriverti, mettere like e lasciarmi un commento, perché mi aiuti tantissimo in questo modo a far crescere il mio canale. Un bacio e a presto. Ciao ciao!